sta destando scalpore la notizia giunta dalle aule di giustizia di Borgoberga a Vicenza. Il 25enne presunto artefice dell'aggressione e ferimento di una ragazza bassanese di un anno più giovane è stato rimesso in libertà. L'episodio risale a sabato 10 aprile alla stazione ferroviaria. Dopo una manciata di notti in carcere nella casa circondariale San Pio X, RF, le solo iniziali, sono note in quanto indagato, l'indagato non è giudicato colpevole, è stato scarcerato ed è tornato a Val Brenta a firmare il documento della riammissione in società. Il pubblico ministero di turno, solo pochi minuti prima, il 25enne originario del Marocco, cresciuto a Bassano del Grappa, dove ha frequentato il ciclo scolastico, aveva tentato di rimorchiare una 24enne di Bassano. Ritorno da Venezia, appena scesa dal treno e incamminatasi nel sottopasso dei binari. Al secco rifiuto di lei, RF avrebbe reagito andando in escandescenza, strattonandole e sferrandole un forte calcio ad una gamba, prima di darsela a gambe levate e nascondendosi in un vagone di un convoglio di partenza, provocando le lesioni che sono state medicate al pronto soccorso. Prognosi 7 giorni. Tanta paura che la notizia della liberazione del suo aggressore, individuo già noto alle forze dell'ordine, sicuramente non contribuirà a sanare. Il suo fermo fu reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino. Le accuse nei confronti sono state indicate in violenza privata e lesioni, ma non c'è stata flagranza di reato. In attesa di un futuro processo rimarrà a piede libero, salvo giungano a compimento altri provvedimenti nei suoi confronti. Non potrà però tornare a Bassano in virtù del foglio di via a suo carico.